Il Consiglio Comunale di Ipatia ha approvato la modifica del regolamento edilizio comunale che consentirà una più facile sistemazione delle canne fumarie nel paese e soprattutto nel centro storico. Questa nuova disposizione si applicherà anche alla vertenza del panificio La Coccinella di Patti Marina. Il regolamento modificato dovrà essere adesso trasmesso alla Regione perché vada dal CRU e di seguito all'assessorato per la pubblicazione del relativo decreto. Visto che era notoria la prassi da seguire, non sarebbe stato più semplice, come si evince dalla comunicazione urgente recapitata dal titolare del panificio Giuseppe Furnari il 20 novembre scorso, ai tecnici del comune pattese, al sindaco Mauro Aquino, al segretario generale Lida De Gregorio e al presidente del consiglio comunale Giorgio Cangemi, dare un seguito all'istanza per montare il nuovo impianto inviata il 31 ottobre scorso, cioè ben 6 giorni prima che la canna fumaria venisse rimossa d'ufficio. Se, come è stato detto dal Palazzo, la questione fosse stata presa a cuore, soprattutto per le vicissitudini legate ai posti di lavoro, bisognava agire di conseguenza e attendere non i tempi dell'imprenditore, la cui vicenda era ed è nota al Comune, anche dopo l'incontro del 23 settembre che si è svolto nell'aula consiliare alla presenza di tutte le parti in causa, ma quelli del Consiglio Comunale, che aveva già all'ordine del giorno il punto per modificare un regolamento vecchio di anni e adesso anche della burocrazia regionale. In ogni caso, visto che il regolamento è stato modificato e l'iter dunque è stato avviato nelle more, questa autorizzazione che prima non è stata rilasciata per motivi formali, lo sarà adesso? Vedremo.